Appena inventano la macchina del tempo, che sarà mica difficile inventarla, cioè sono due cavetti, un orologino da mettere per mettere indietro la data, una macchina, una sceleratina e sei dietro nel tempo. Ma che film meraviglioso era Ritorno al futuro. Comunque, appena inventano la macchina del tempo, torno indietro di 30 anni e vado a fare un discorsetto al Montemagno 14enne. Prima gli do uno scapelotto, che non lo so perché, ma lui lo sa senz'altro. Cazzate che farai? E poi gli piazzo una bella ramanzina sul tema dello studio. Io ho fatto liceo classico, ho fatto legge, quindi nella mia vita non è che non ho studiato, però devo dire che i prof mi hanno sempre detto: Montemagno, sei bravo, hai potenziale, ma potresti fare di più. Questo commento, devo essere sincero, mi ha sempre un po' indispettito. La verità è che io a 9 anni ho iniziato a giocare a ping pong di mestiere. Per un periodo della mia vita giocavo a ping pong, era la mia passione. E francamente l'obiettivo nello studio per me era passare gli esami, prendere dei voti e sbrigati a interrogarmi che devo giocare il match. Alcune cose poi non ci stavo proprio dentro. Se mi davi un libro da leggere, non so, I Promessi Sposi, dicevo vabbè guarda, prendiamo i miei zibidei, mettiamoli sul tavolo, prof, e dagli c'è la martellata che facciamo prima. Quando è che tutto è cambiato? Quando ho cominciato a dover lavorare in un mondo totalmente diverso, il mondo internet. Ho fatto legge per dindirindina ed a un certo punto sono passato a lavorare nel mondo dell'informatica, del digitale, come se tu fai il medico e da un giorno all'altro cominci a fare l'agricoltore. Lì mi sono trovato in una situazione ancora peggio rispetto a quella in cui si trovava Socrate. Socrate almeno diceva: so di non sapere. Ma io non sapevo neanche quello. La strategia che allora ho adottato è stata studiare qualunque cosa più possibile per acquisire conoscenze. Ho cominciato a osservare il più possibile, perché come sapete, se vuoi acquisire conoscenza, studia, ma se vuoi diventare saggio, osserva. E poi con lo zaino di conoscenza e di microsaggezza, provare a eseguire qualcosa, realizzare qualcosa di pratico, vedere quali risultati, nella maggior parte dei casi disastrosi, estrapolare le cose che funzionano e a quel punto miglioramento di un microgradino, tornare indietro, iterare il ciclo il più velocemente possibile, altro miglioramento di un gradino e via così. Questo ai tempi non lo sapevo, ma è quello che ad esempio Carol Dweck definisce la differenza tra il fixed mindset e il growth mindset. Tradotto. Il fixed mindset sono gli esseri umani, quelli con l'encefalogramma piatto. La vita è così, il mio carattere è così. Non rompetemi un guazzo. Quelli col growth mindset sono quelli invece interessati a migliorarsi, a capire di più, a scoprire perché, per sapere quello che vuoi fare, per sapere chi sei, per sapere quali persone vuoi avere intorno, per fare un passo oltre la tua vita personale, nel tuo business, in what you want. Devo dire che da quando ho fatto questo click riguardo al tema dello studiare, della conoscenza, del miglioramento, tutto è andato in discesa, tutto è stato molto più facile. Ershon, che è stato uno dei primi speaker del mondo del self-help, lo sviluppo personale, diceva sempre sta frasetta da bacio perugina molto vera però: e se vuoi che le cose migliorino, tu devi migliorare. Se vuoi che le cose cambino, tu devi cambiare. Per carità, niente frasi da self-help, no problem. Mahatma Gandhi: be the change that you wanna see in the world. Devi essere il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Vogliamo andare un gradino ancora più sopra? Non c'è problema. Un mio amico che faceva l'idraulico diceva sempre: se non vuoi essere tra i perdenti, muovi il culo e stringi i denti. E qua magna cum laude. Ecco, se quando tornerò indietro di 30 anni, al giovane Monti gli dirò: Monti, studia, cazzo. Non per i test che passerai, non per la conoscenza che otterrai, non per le belle citazioni che ti restano in testa, non per tutte queste cose che alla fine dei conti non conta niente. Studia ogni giorno. Perché la vera differenza, il vero vantaggio, il vero risultato che ti porterà è la persona che diventerai.